Esordio in campionato per le 5 rappresentanti abruzzesi nel girone F di Serie D. Subito un derby ed è quello del Mariani Pavone di Pineto, dove si affronteranno due squadre uscite con stati d'animo diversi dal mercoledì di Team Cup. Viaggia sulle ali dell'entusiasmo il Notaresco, che ha eliminato il Catania, e tra 4 giorni se la vedrà col Pescara, l'Adriatico Cornacchia. Dall'altra parte un Pineto battuto di misura dalla Feral Pisalò, ma che punta decisamente ad un torneo di vertice. Gara particolare per Massimo Epifani ed Ivan Speranza, passati da una squadra all'altra. Il difensore ex Teramo, peraltro autore di una rete capolavoro nella serata del Massimino, guiderà la difesa rosso-blu, mentre sulla sponda opposta c'è chi ha fatto il viaggio inverso, come Davide Salvatori. Partire subito forte per le due compagini sarà un imperativo. Il Notaresco, per consolarsi della beffa del sorpasso del Matelica prima dello stop, che è valso ai marchigiani la promozione in C, ai biancazzurri di Amalo per scandire il ritmo in vetta alla graduatoria. Il calendario mette di fronte due squadre importanti che hanno due organici importanti, e alla prima giornata di campionato sicuramente sarà la partita clou della prima giornata di questo inizio di campionato, e sicuramente non siamo stati né fortunati né noi né il Notaresco, e avremmo preferito magari un impegno meno, diciamo, importante, anche se in Serie D sapete che non ci sono partite facili, quindi è capitato calendario e sorteggio. Detto questo, non c'è nessun problema, tanto prima o poi dovremo incontrare tutte le altre squadre, quindi nient'altro da dire, perché poi ci sono altri derby importanti come Castelnuovo, e con poi la quarta partita mi sembra la Vastese, quindi abbiamo su 4 partite 3 derby. Il calendario ha deciso questo, non c'è nessun tipo di problema. Gara interna per il Giulianova, che non ha cambiato guida tecnica ma ha rinforzato l'organico a disposizione di Federico Del Grosso, a partire dal fratello gemello Cristiano, che dopo la fine dell'esperienza a Pescara è tornato nella città natale per aiutare i giallorossi in un girone con tante insidie. In attacco è arrivato Lorenzo Mitta, proveniente dal Ligorna, ma con esperienza nella quarta serie anche con le maglie di Montecatini, Borgosesia e Fezzanese. A lui saranno richiesti gol per blindare innanzitutto la salvezza e poi sperare di poter sognare in grande. La sfida di domani è contro il Vasto Girardi, squadra che l'anno scorso, specie in avvio, destò un'ottima impressione. Mi sono dato ancora un anno, vediamo se il presidente poi mi convincerà per fare altri anni. Ma ho voluto sposare a caso il Giulianova perché mi sembrava anche doveroso nei confronti di una società e di una città che mi ha visto nascere. Non l'ho potuto fare a Pescara perché ognuno poi ha scelto questo, però mi sembrava ovvio tornare a Giulianova e dare una mano al Giulianova e a mio fratello. Impegno complicato quello che attende la Vastese in trasferta a Rieti contro i laziali appena retrocessi dal campionato di Lega Pro. La formazione biancorossa deve provare a fare risultato dopo lo scossone interno che ha portato al prematuro addio di Massimo Agovino e al ritorno in panchina di Massimo Silva, con la necessità peraltro di recuperare immediatamente il punto di penalizzazione inflitto in classifica. Il test con Pescara e Pineto di qualche giorno fa è stato un buon banco di prova, ma il campionato è un'altra cosa e al Magno Scopigno non sarà facile. Tanti volti nuovi da una parte e dall'altra, ma la difesa aragonese dovrà stare attenta soprattutto a Giordano Fioretti, appena arrivato alla corte Amaranto Celeste. Bomber consumato è anche Mario Titone, ultimo arrivo del Castelnuovo neopromosso e alla prima esperienza nel torneo di Serie D. C'è molta curiosità attorno alla squadra di Guido Di Fabio, che ha appena portato alla propria corte l'attaccante che nell'ultima stagione ha indossato le maglie di Monte Giorgio e Recanatese, ma con tanta esperienza anche nei campionati professionistici. Una squadra che avrà il cerebro di Massimiliano Loviso, altro pezzo da 90 del mercato estivo, e la voglia di mettere al sicuro la salvezza per poi aspirare a traguardi più importanti. D'altronde non è una novità l'ambizione del club. Il patron Marini, il presidente di Flaviano, il responsabile dell'area tecnica Cicchi e il direttore generale Capaldi hanno fatto di tutto per accontentare l'allenatore. Il Fiuggi, primo ostacolo in trasferta della stagione, è avvisato.